Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? E rieccoci qua come sempre, pronti, prontissimi ad aprire la nostra sesta parte di Tada dedicata alla cucina. Oggi i nostri protagonisti arrivano dritti dritti dall'Istituto Vasari. Buonasera al docente Massimiliano, ben ritrovato. Buonasera a voi e grazie per l'invito. E buonasera e benvenute, ben ritrovate alle due bellissime studentesse Alexandra e Vuissal. Leggo un po' di tensione, un po' di emozione. Credo sia normale. È normalissimo, poi insomma abbiamo a che fare con due ragazze giovanissime. È vero. Molto brave e talentuose e vi faremo capire perché. Innanzitutto ci preparerete un triste di baccalà. Esatto. Perfetto per questo periodo, per le nostre feste. Direi che quindi è perfetto. Un'idea, guarda, si sposa eccellente. Perfettamente con il periodo. E allora, prima di iniziare, Alexandra, ci dai quelli che sono gli ingredienti. Sì. Quindi prego regia con gli ingredienti. Li leggiamo, li leggo io. 125 g di polenta, 500 ml di acqua, 200 g di baccalà, 50 ml di latte intero, 15 ml di aceto balsamico, 35 grammi di yogurt greco, 1,5 grammi di lecitina di soia, 90 grammi di passato di pomodoro, poi sale, pepe, aglio, prezzemolo, cipolle, zucchero di canna, burro, menta, olio, olive, taggiasche, cubi, quanto basta. Accidenti, che ricettina ricchissima! Qual è? Da dove iniziamo il primo passaggio? Allora, ho iniziato sbollentando il baccalà e adesso verso la polenta. Ok, te mi raccomando, non ti fare problemi, a tutto quello che devi dire dacci i consigli, indicazioni, perché da casa hanno già preso carta e penna, hanno segnato tutti gli ingredienti, sono attentissimi e pronti a seguirti, mi raccomando. Okay. Anche perché li abbiamo un po' incuriositi, suppongo. Eh sì, l'abbiamo detto, triste di baccalà, finalmente ricuciniamo anche il baccalà. Quindi, vogliamo rifare anche una breve introduzione sull'Istituto Vasari. Molto volentieri. Dunque, io inizierei brevemente con una citazione di un leader afroamericano del XX secolo, okay. Malcolm X, per sottolineare l'importanza della scuola nella società. E questa importanza desidero sottolinearla particolarmente in quanto è giusto sensibilizzare le persone, in quanto la scuola fornisce gli strumenti per poter affrontare la vita, oltre che potenziare la professionalità dei discenti. Malcolm X si esprime con queste parole: la scuola è il passaporto per il futuro, in quanto il domani è praticamente per coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. Quanta verità in queste parole, soprattutto per l'Istituto Isis Giorgio Vasari, che è un'eccellenza del territorio valdarnese. Infatti ho due rappresentanti di questo istituto che lo rappresentano al massimo, la ragazza Alexandra per la cucina e Vuissal per l'accoglienza turistica. Posso dire che l'istituto Isis Giorgio Vasari è una realtà davvero variegata, in quanto si articola in tre macro aree: il liceo, il tecnico e il professionale. Il professionale è caratterizzato da due percorsi. Il percorso di formazione professionale, dove l'aspetto pratico e quindi laboratoriale è al massimo livello, considerando che ben 800 ore con le aziende esterne sono previste in 2 anni. Poi abbiamo il percorso di istruzione, che si articola a sua volta in 3 indirizzi. La cucina e la pasticceria, la sala e la vendita e infine l'accoglienza turistica. E abbiamo qui la rappresentante di accoglienza turistica. Ma prima, a che punto siamo, Alexandra? Allora, adesso scolerò il baccalà per frullarlo insieme al latte,
e il prezzemolo, sale e pepe. La polenta l'ho comunque cotta, mi sono già preparata i crostini che successivamente griglierò. Che sono quelli? Esatto. Ok. E successivamente griglierò e condirò con i vari condimenti che mi sono già preparata. Ah, mi sono avvicinata a questi condimenti, sprigionano un profumo. Allora... E quindi il baccalà con il latte? Sì, okay. Per farlo mantecato. Certo. Allora, quindi bisogna versare un goccio di latte, non troppo perché sennò... Non troppo. Che venga troppo liquido, olio. Certo, olio. Di qualità. Esatto, olio Toscani GP. Bene. E poi, e poi, e poi? Poi sale. Sale. Un pizzico di pepe? Sì, anche. Ok, senza esagerare, Esatto. Sale e pepe senza esagerare, anche... Anche poi, se il baccalà un po' di sale lo richiede. Abbastanza in realtà. Non è un pesce chissà quanto saporito. Prezzemolo. Okay, prezzemolo. E poi niente, frulliamo il tutto. E mentre frulli, quali sono le competenze per l'accoglienza? Innanzitutto le doti necessarie sono l'empatia. Guarda, sei talmente bella, guardiamo la camera. Guarda, la 5, stiamo andando sulla 5. Giusto che entri nelle case di tutti i nostri tadaisti che salutiamo. L'empatia, importantissima. La capacità di sapersi mettere nei panni degli altri. Certo. La puntualità, la precisione, la riservatezza. La capacità di sapersi relazionare con il pubblico, la capacità, le capacità organizzative e anche la capacità di saper lavorare all'interno di un team. Oltre alle doti sono necessarie anche le competenze linguistiche e comunicative e per aggiungere queste competenze la scuola ci offre dei corsi come ad esempio public speaking, dizione, la certificazione in lingua e anche i corsi di fotografia. Grazie a questi corsi abbiamo acquisito nuove conoscenze e le abbiamo messe anche in pratica. Ad esempio, grazie al corso di fotografia abbiamo migliorato il nostro account Instagram, oltre a quelli ufficiali. E anche quello è importante. Esatto. Attualmente l'account si chiama Accoglienza del Vasari e viene gestito da noi ragazzi e ragazze dell'accoglienza. Quindi grazie anche agli ultimi eventi, no? Esatto. I quali ha partecipato, giustamente. Avete partecipato con, è un, con il Vasari. Esatto, è un account molto vivo, postiamo tutti i giorni storie e post. E per quanto riguarda gli ultimi eventi che lei mi citava, abbiamo partecipato... Che lei chi io? Lei. Cioè, se te mi citavi, grazie. Gli ultimi eventi ai quali abbiamo partecipato sono delle due iniziative di beneficenza. La prima è una cena di gala al Borro, in provincia di Arezzo, al quale hanno partecipato un gruppo di accoglienza insieme ai ragazzi di sala e per raccogliere dei fondi per l'ospedale Mayer. Il che compito... bello, quindi anche beneficenza. Esatto. Esatto, il compito dell'accoglienza è stato quello infatti di accogliere l'ospite, di assisterlo e anche di gestire il servizio certo. guardaroba. La seconda iniziativa ci siamo recati in Emilia Romagna insieme ai docenti e gli amici volontari della Croce Rossa per portare degli aiuti a Conselice, un comune gravemente colpito dall'alluvione. Certo. E l'iniziativa nasce dall'idea di voler aiutare la regione, quindi abbiamo organizzato, abbiamo creato dei biscotti che in realtà sono stati creati dai ragazzi di pasticceria insieme ai ragazzi di sostegno e noi di accoglienza invece li abbiamo dati in cambio di un piccolo contributo e il quale contributo è stato poi raddoppiato dagli amici della Croce Rossa e poi abbiamo consegnato questo materiale a Conselice. Scusami, Vusselma, quanti anni hai? 19. Sei sicura di avere 19 anni? Sì. Ma lei sarà una grandissima professionista un sono domani. D'accordo. Quindi scusami, c'è una domandina che mi sorge spontanea. Il sogno nel cassetto, qual è? Allora, guardando la location che mi trovo attualmente, mi piacerebbe lavorare con voi. È un sogno che ce l'ho già da piccola e poi ovviamente anche visitare, viaggiare tutto il mondo, quindi conoscere, vedere tutte le spiagge con mille, diciamo, ecco, visitare tutto il mondo e guardare infinite spiagge con infiniti tramonti. Questo è il mio sogno, viaggiare per tutto il mondo. E noi te lo auguriamo. Ma senti, ma quando dici lavorare per voi, con noi, in che modo? Come presentatrice? Anche. Impegnati, non si sa mai, no? Tra l'altro, Whistle, che bel nome. Di origini? Marocchina. È un bellissimo posto, eh.
Già. Ma da quest'altra parte invece, Alexandra? Allora, io i condimenti me li ero già preparati comunque, però vi spiegherò i passaggi. Allora, qua ho utilizzato delle cipolle rosse per fare le cipolle caramellate, quindi ho messo in una padella olio, cipolle, zucchero e aceto balsamico e ho fatto ammorbidire. Ascolta Alexandra, ma invece il tuo sogno qual è? Perché anche la nostra Alexandra è bravissima, poi tra l'altro ci viene a trovare ogni stagione, anche stiamo comunque stia assistendo alla sua crescita professionale. Allora, il mio sogno è fare la chef comunque, però sto coltivando anche il sogno di fare una nutrizionista e... Ah. Avendo iniziato palestra, certo. Mi sta piacendo questo mondo, quindi mi sto appassionando molto. E l'istituto poi chissà, no, quante strade aprirà a questi ragazzi e quanti sbocchi professionali offre. Sicuramente. Ovviamente, come ogni scuola, vi è croce e delizia, nel senso che la croce è rappresentata dall'impegno che ogni studente deve garantire. La delizia è che ogni studente poi riesce a rispecchiarsi in questo percorso, dando il massimo delle sue capacità, come sta facendo la nostra Alexandra, che tra l'altro ha partecipato al concorso Migliore Allievo della Toscana. Davvero? Come è andato, Alexandra? Molto bene, sono arrivata quarta insieme a pari merito con un altro mio compagno di classe. E il titolo del mio piatto era La ribollita va in Islanda. La ribollita va in Islanda. Esatto. E è un titolo abbastanza buffo in realtà a pensarci. Molto. Però praticamente in Islanda, perché il baccalà era lo sponsor era islandese. E quindi ho ripreso... Certamente, hai fatto questo gioco di parole. Esatto, e però la ribollita, invece di fare una ribollita classica, l'ho scomposta. Quindi, scomposta. Esatto. Vabbè. Quindi facendo una vellutata di carote, delle chips di cavolo nero, un pesto di sedano e limone per dare acidità. E poi è per questo che ti sei posizionata così bene, no? Esatto. Tra l'altro so che avete partecipato ad Autumnia. Esatto. Come ogni anno partecipiamo ad Autumnia e la nostra scuola, come tutti gli anni, organizza una cena presso il nostro istituto. Quest'anno Autumnia è iniziata già dal primo giorno, quando è arrivata l'assessore Farini e ci ha proposto una gara, ovvero quella di trovare uno slogan che sia adatto per l'edizione 2023 di Autumnia. Lo slogan che li ha colpiti di più è stato «Cura il presente, salva il futuro». Sì. Lo slogan è tutt'oggi utilizzato anche da loro nelle loro varie locandine. E durante Autumnia abbiamo il nostro proprio stand che permette di far conoscere la nostra offerta formativa. Certamente. Professore, quindi torniamo un po' a parlare di questa offerta formativa. Certo. Dunque, l'offerta formativa, come avevo detto, si basa sostanzialmente su due indirizzi, la formazione e l'istruzione. Abbiamo rappresentanti sia della formazione, la nostra Alexandra, sia dell'istruzione, nostra Wissal. Quindi questo istituto offre una formazione a 360 gradi ed è possibile davvero apprendere come riuscire ad affrontare le difficoltà della vita, oltre che inserirsi nel mondo del lavoro. Certo. Quindi è un istituto che non soltanto primeggia in questo, ma può vantare anche di una squadra di professionisti che accolgono come se ognuno si sentisse a casa, sostanzialmente. E poi questa è la cosa più importante. Esatto. È quello che fa sempre la differenza. Esatto. Ma prima di andare avanti, fermi tutti, cosa sta facendo la nostra Alexandra? Allora, come si chiama questo? Cosa serve? È un aerator e sto facendo l'aria alla menta. Aria alla menta? Esatto. Ok. A cosa ti serve quest'aria? Per l'effetto? Per il condimento di uno dei crostini che condirò insieme allo yogurt greco aromatizzato alla menta. Mentre di qua rifacciamo il punto della situazione. Sì, allora ho cotto il sugo di pomodoro e le cipolle caramellate. Adesso sto grigliando i nostri crostini di polenta. Sei una cuoca bravissima, chissà come ti stai preparando per queste feste. Cucinerai te il 25? Sì, certo. Chissà che pranzo ci farai, che farai ai tuoi familiari. Sì, e allora farò sicuramente i piatti tipici della Romania. Certo.
quindi l'insalata russa, gli involtini di Verza, eccetera, e poi niente, degli antipasti classici con la pasta sfoglia, comunque niente di particolare alla fine. E il 31 invece ti diverti, esci o invece cucinerai anche il 31? No, anche il 31 cucinerò, sicuramente anche il 31. Certo. Sbaglio, poi il tuo sogno nel cassetto è quello di aprire un ristorante. Ma esatto. L'hai detto però dove? Dove? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma in Italia, all'estero? Anche quello... Ancora un punto... Esatto, un punto critico da... Quanto è importante per la storia mantenere i rapporti con gli enti e le aziende del territorio? È molto importante perché prima di tutto ci permette di conoscere il territorio in cui viviamo, ci dà anche la possibilità di fare un'esperienza di stage, ma anche, che lo so, magari un giorno poterci anche lavorare. Tutt'oggi abbiamo dei forti rapporti con le aziende locali, come ad esempio la Palagina e Casa Memà. La Palagina e Casa Memà, certo, posti che conosciamo benissimo. Alexandra, spiegaci, a che punto siamo? Niente, devo completare di grigliare i nostri crostini e poi posso iniziare a impiattare perché ho tutto pronto, quindi... Ok, quindi bastano pochi secondi, pochi minuti. Sì. Prima da una parte e poi dall'altra. Esatto. Te, mi raccomando, tutto quello che devi dire non ti fare problemi, no, perché no, le nostre no. Camere ti stanno seguendo, stanno seguendo ogni tuo minimo passaggio. Come del resto i telespettatori. Certo, li abbiamo salutati tutti i nostri sadaisti e nel caso lo rifacciamo. Anche perché sono sempre di più a seguirci. Poi questo è uno dei momenti più apprezzati. Il momento della cucina, lo sappiamo, no? È così, è così, è così. Quindi, abbiamo detto tutto. Sì, volevo un po' aggiungere sì. Delle informazioni riguardo lo stage. Bene, aggiungiamo. In terza superiore, per chi sceglie l'accoglienza o anche sala, pasticceria e cucina, ha la possibilità di fare l'esperienza di stage. Noi la facciamo in delle strutture ad alto medio livello, circa 400 ore. Per quanto riguarda il mio caso, io l'ho fatta in due alberghi a Firenze, delle strutture ad alto livello. E è un'esperienza che permette di stare a contatto, a stretto contatto con il cliente e serve anche per migliorare le nostre certo. conoscenze e vedere se effettivamente è proprio l'indirizzo che io vorrei fare da grande. E questo è importante e vi permette di capire o meno. Alexandra, cosa stai... Lo sai, no? Adesso mi devi spiegare anche questo procedimento. Allora, sto facendo dei mini dischi di baccalà che adesso andrò a posizionare sopra i nostri crostini appena saranno cotti. E poi niente, inizierò ad assemblare ogni crostino con i vari condimenti diversi. Comunque questa è un'idea bellissima che ci state dando, ma infatti... Chi l'ha pensato questo piatto? È la prima volta che lo fai? Lo stai è la prima volta che lo faccio. Per noi, qua, in diretta. Esatto. Si buttano questi ragazzi. Sì, ed è giusto avere un po' di coraggio. È giusto questo. Avere il coraggio di osare. Il coraggio di osare. È quello che a volte manca sempre, ed è sbagliato. È quello che sostengo sempre. E poi nel caso dovesse sbagliare un ragazzo, non importa, osiamo, osate. Nel caso ci sistemiamo esatto. strada facendo. L'importante è farlo il primo passo. I punti no? L'errore è la strada verso il successo. Bellissimo, certo. Bellissima questa. Adesso quindi... Andiamo avanti con la creazione del piatto. Esatto. Ok, quindi hai deciso di disporre i nostri tre dischetti. Sì. Perché abbiamo detto presentiamo un tris di baccalà. Esatto. Ok, allineati. Sì. Dopodiché ripetiamo cosa troviamo all'interno di questa salsa al pomodoro buonissima. Allora, è una salsa al pomodoro classica, quindi ho messo a rosolare la cipolla con l'olio. Ok. E poi ho versato il pomodoro, ho fatto cuocere un po' e alla fine ho aggiunto anche l'olivetta giasca. Non potete capire il profumo, provare per credere. Sale e pepe. Il baccalà viene disposto sopra. Sì, esatto. Ok. Perché stiamo creando il piatto? Perché poi la foto la scattiamo anche noi, perché anche noi abbiamo i nostri profili ufficiali, certo. no? Di Instagram, Facebook, che teniamo sempre aggiornati. Alle 19, come sempre, viene postata la
la foto del piatto dove ritroverete tutta la ricettina e poi per i meno attenti la puntata torna in replica il giorno successivo dalle 10.45 tutta la puntata e dalle 12.30-13 la cucina. Professore, bisogna aggiungere qualcos'altro mentre Alexandra finisce di preparare il piatto? Considerando le magie che questi ragazzi riescono a compiere giornalmente, io inviterei coloro che sono all'ascolto e sono in età scolare di pensare davvero e iscriversi al Vasari se vogliono realizzare alcuni dei loro sogni. Tra l'altro, parafrasando le frasi di Nelson Mandela, la migliore arma per affrontare il mondo è proprio l'istruzione e al Vasari certo. La troverete di qualità. Non manca, assolutamente. Pronti a formare questi ragazzi davvero sotto tutti gli aspetti. Esatto, esatto. E questo è il punto di forza dell'Istituto ISIS Giorgio Vasari. Ti va di darlo un consiglio, sei così brava, magari qualche ragazzo... Certo, io capisco i ragazzi che hanno l'età di 13-14 anni, è difficile scegliere l'indirizzo. Anch'io ero come voi, non sapevo che indirizzo scegliere. Pensate che volevo fare l'artistico prima di venire all'alberghiero. Una volta arrivata all'alberghiero, anche qui ero un po' indecisa, non sapevo quale indirizzo scegliere, se accoglienza, pasticceria o sala. Però già dal primo giorno ho notato che ho delle doti, come dicevo prima, proprio adatte per questo indirizzo, quindi mi sono poi appassionata e ho continuato in questo percorso bellissimo. Alexandra, complimenti un'altra volta. Grazie. Ovviamente. Alexandra, quindi, tris di baccalà. Esatto. Ok. E allora il nostro piatto è pronto. Beh, mi scusi chef, ci spieghi il piatto? Giusto. Lei un giorno porterà il piatto al suo cliente, glielo spiegherà, quindi prego. Esatto, allora il primo crostino ho deciso di farlo con yogurt greco aromatizzato alla menta, dove ci ho aggiunto anche un po' d'aglio tritato e quest'aria alla menta che ho preparato prima. Il secondo crostino l'ho fatto con questo sugo di pomodoro insieme alle olive taggiasche e il terzo con la cipolla caramellata. Non vedo l'ora di assaggiarli, scusi chef, mi può prendere una forchetta? Certo. Io intanto scatto la foto. Avete capito che sarà postata su Play 38. E finalmente arriva il momento che sempre attendo dalle 17, il momento dell'assaggio. E ovviamente sono diversi e li assaggerò tutte e tre. Esatto. Bisogna pur sacrificarsi. Sempre, guarda, un sacrificio. Buonissimo. Questo è ancora più buono. E poi io adoro la cipolla. Quindi mi sa che... Condivido questa passione. Scusi, il professore vuole assaggiare? No. Io ho già mangiato troppo. Ah, bene. E a dire la verità ho già degustato i piatti di questa ragazza. E la cipolla ancora più... Buono. A questo punto sono curioso, quale preferisci? Quello centrale. Ok. Quello centrale. Comunque complimenti Alexandra. Grazie mille. Davvero è un grandissimo talento e chissà dove ti porterà. Grazie. Grazie per essere stata con noi. Grazie Vuissal. Anche a te in bocca al lupo per tutto. Grazie. Per quello che sarà. E professore, ci rivedremo prestissimo. Sicuramente. Noi vi aspettiamo al Vasari. Buone feste, buone feste. Mentre a tutti i tadaisti, lo avete capito, i prossimi appuntamenti saranno 25 e 31 con due puntate davvero speciali e quindi per il momento buone feste e ci rivediamo il 25 in diretta, mi raccomando sempre allo stesso orario 17.15. Adesso spazio all'informazione, spazio al nostro TG38, il TG della Toscana. Ciao e buona serata a tutti, al 25!